Acqua calda dopo il post chimico, so hai appena colorato, hai lavorato per coprire il grigio, un cappello resistente, bianco che è molto resistente, hai lavorato, hai messo in processo anche di 45 minuti, 50 minuti per fare una bella copertura, eccetera. Vai alla lavatesta, accendi il rubinetto dell'acqua, pensando che stai facendo un piacere al cliente, perché è acqua, diciamo, bello caldo, che sentirà bene sulla cute, eccetera. E sta già, comincia a sciacquare il colore sui capelli con l'acqua calda. Well, numero uno, l'acqua calda a pH, acqua del rubinetto, spesso in tante zone, anche qui in Italia, sono di una pH di 8, 8.2. Una pH così alcalina e con una temperatura calda già sul cappello con il colore, cosa fa? Acqua calda e l'alcalinità si fa anche, si fa che il cappello rimane gonfio, lo squameo rimane aperto se non di più, e poi vai a applicare un shampoo a pH anche neutro 5.5 o un shampoo normale diciamo a 7.6 e con l'acqua calda e gli schiumogeni, i surfattanti, con questi diciamo shampoo più alcalino che acido, puoi togliere il giorno della colorazione fino a 30% del pigmenti che il capello ha assorbito, che hai lavorato così forte per fare che sì che il capello è venuto a coprire i bianchi e avere un colore bello. Per cui, mi raccomando, il post chimico alla lavatesta è importantissimo. Io ho creato una linea di prodotti post chimico adatto, specifico per acidificare il capello post chimico di trattamenti alcalini. Mentre il colore è ancora sulla testa, sul cappello, alla lavatesta, spruzza dentro il mio Post Color Color Fix Spray a pH 3.5. Si comincia a già emulsificare il colore spruzzando la pH 3.5 dentro il colore, comincia a emulsificare, togliere le macchie e emulsificare. E già la 3.5 sta neutralizzando le alcalinità, sta già sgonfiando il capello, chiudendo le squame sopra il colore, mentre il colore è sui capelli. Poi con acqua tepida, piano piano, aggiunge l'acqua tepida al mix. Emulsificare, perché l'acqua è tepida, già con il 3.5 dentro il colore viene neutralizzato l'alcalinità, e poi fare diventare un bellissimo shampoo schiuma. Anche puoi aggiungere lo shampoo a 4.5 dentro il mix e sciacquare il cappello con acqua tepida. In realtà acqua tepida dopo chimico ha una bella sensazione sulla cute, soprattutto dopo chimico alcalino. Per cui acidifichiamo, chiudiamo, sgonfiamo il capello, chiudiamo squame mentre il colore è ancora sulla testa. Poi con sciacquare fino all'acqua è diciamo trasparente, non devi fare un secondo shampoo, basta, perché c'è già il surfattante dentro il colore. Aggiunge lo shampoo al colore, sciacquarlo bene 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 con acqua tepida, non devi fare un secondo shampoo. Il capello sarà pulito, le squame saranno abbastanza chiuse. E puoi entrare con un balsamo a 4.0, con la mia puoi usare anche una pettine sottile e pettinarlo, lasciare qualche minuto, bello, bello che si chiude, il colore si chiude dentro, sciacquarlo leggermente, ancora qualche spritz di Color Fix per congelare il colore, sigillare il colore, e poi cliente ti chiameranno per dire: non lo so cosa hai fatto, ma questa volta il mio colore è veramente durato tantissimo.